Raga, tutte a me succedono. Non per qualcosa in particolare, ma non so come abbia fatto, ma un tizio Bella. su... Bella, dicevo, non so come abbia fatto, ma un tizio su WhatsApp, raga, mi ha mandato un messaggio, mi ha scritto: "Ciao, tu sei quello di TikTok? Sono un tuo fan, non mi bloccare, please." Chi ti ha scritto? Boh, un tizio che non so perché non ho salvato il suo numero, non ho niente. Mi ha scritto: "Ciao, tu sei quello con la C di TikTok. Sono un tuo fan, non mi bloccare, please." E io gli ho scritto: "Mi dica nome e cognome, trovato rigorosamente nella sua bio di WhatsApp, ma vabbò." Lui mi scrive: "Come sai il mio nome? Se ce l'hai scritto non è colpa mia, se tu scrivi il tuo nome e cognome, ma fatti tuoi." E io gli rispondo: "Sono un mago, con precisione mago Merlino." Boh. Allora, erano rimasti, vediamo, erano rimasti che lui mi ha scritto: "Ah boh, ciao, sei quello di TikTok, sono un tuo fan, non mi bloccare, please." Io gli scrivo: "Mi dica il nome e cognome che ho trovato nella sua bio. Come sai il mio nome? Ce l'hai, Bro Stars." E io ho scritto: "Sono un mago, con precisione mago Merlino." Lui mi scrive: "Davvero? Wow." E gli rispondiamo: "Ce l'hai con l'H." Scrivi: "Come ha fatto ad avere il mio numero?" Scriviamo: "Ok, allora aspettiamo." Lui mi scrive: "Regà, mi piacciono i maghi, ma tu hai amici?" Senza punto interrogativo, senza... "Ma tu hai amici? Piacere." Ma magari gli ha dato qualche mio amico. "Piacere, Orso Bruno. Ma magari gli ha dato qualche mio amico il numero. Ok, un attimo. Scriviamo: "Piacere, Orso Bruno, vengo dal bosco." Di come fa a sapere il mio numero? Se l'ha dato qualche mio amico. Per prendere... Allora, "Piacere, Orso Bruno, vengo dal bosco per prendere almeno un posto. Nella grotta non so stare, nella grotta non so stare. Felice, felice stare. Oh. Stare, felice io sarò. Se tu il mio numero farai sparire." Non sapevo come fare rima con stare. Ah, "se il mio numero tu farai sparare." Che ne so. Farai scomparire? No. Regà, ditemi qualcosa che fa rima con stare. Ho scritto, ripetiamo: "Piacere, Orso Bruno, vengo dal bosco per prendere almeno un posto. Nella grotta non so stare, felice io sarò se tu il mio numero..." Potrà illuminare. Giusto. "Potrai eliminare." Ottimo. Ottimo, ottimo. Ovviamente, se volete queste storie in anteprima, succedono tutte a me, entrate sul gruppo Telegram. "Forse un amico che ti trolla", scrive Monkey. Monkey, allora, potrebbe essere, ma dovrebbe avere un altro numero, o dovrebbe, Mangiatore di armi, oppure un banalmente. altro amico dovrebbe dargli il numero per contattarli. Può starci, ci può stare. Ah, mi ha risposto dicendomi: "Perché devo eliminare il tuo numero?" Perché? Vediamo il commento in chat più bello, lo scriviamo. Chiaro, allora aspetta, scriviamo: "Come direbbe
Coccodrillo, coccodrillo. Aspetta, come direbbe coccodrillo? Avevo una rima per un po' Sei un volgare. boccancino. Sei un bocconcino. Bene. Un bocconcino. Ormai Vabbè. detta a casa adesso, basta. No, è tutto calcolato. È tutto. Ha tutto un filo logico, questo discorso. O come. Aspetta, scriviamo. Oh, con calma. Bello. Aspetta, scriviamo. Abbiamo scritto come direbbe coccodrillo sei un bocconcino. O come direbbe Non so Bruno, ma non David. so Bruno. Io non salgo, ok. No, non usa, bloccalo. Ma no. Ma Ma che che progetti progetti hai? hai? Allora, vediamo. Mi sono perso nel bosco e mi ha mangiato l'orso Bruno, che è stato mangiato dal coccodrillo. E Amore. nessuno mi Questa è Wow. cosa bella. Boh, regà, non lo so come finirà questa storia qua di. Beh, aspetteremo una risposta, dal Da ragazzo quello che ho visto. sconosciuto. Go.